suspect and stranger had better know the truth of wrong from right. Mamma mia, che calcio volante! Welcome, Texas Ranger. Jack Norris, ti prego! Prendimi come tuo servo! Oh. In questi momenti mi sono anche messo a costruire un robot della polizia, avete visto? Guardate qua il mio gingillo! Sono talmente appassionato di polizia e roba del genere, film polizieschi, quello che volete, che ora non resisto più! Sto addirittura creando, guardate qui fuori, un centro, una stazione di polizia con tanto di guardia giurata, che l'ho pagata non so quanti fior di tappi per farla funzionare. Ah, va bene. Comunque vediamo un attimo se riesco ad hackerare questo robot, perché stavo, insomma, provando a farlo funzionare. Attiva unità. Ehi! Come va? No, guarda questa parte! Cavolo, è un po' buggata. Qualche sensore di movimento che non capisce molto bene. Aspettate, magari riesco a fixare questo problema. Questo, esatto. Incitiamolo. Vediamo che succede se lo incito un po'. Oh, oh, no, sto volando i miei bambini! Ok, no, 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 no. Piano, piano, piano. Forse è meglio che lo disattiviamo, ragazzi, perché sto facendo un paio di casini. No, cavolo! Ho cliccato avvia autodistruzione. Allontanarsi? Che vuol dire? No, no, no! Ho speso un sacco di tappi per questo robot! Comunque, sono l'Ologente Wigabby e ben ritornati su Fallout 4. In questa puntata voglio fare lo sceriffo. E perciò qui la mia revolver, ho la mia guardia, ho il mio posto di sicurezza. Vedete, questo dovrà essere un centro di polizia, una stazione. L'ho già un po' iniziata, ma a fine puntata andremo a completarla del tutto. Però c'è un problema. Come trasformare veramente questa in una stazione di polizia? Dai, non ditemi che le tute del volto sono veramente un'ottima divisa per questa stazione. Ma io nelle mie fonti so che possiamo fare di meglio. Secondo me, se noi andiamo in giro per il Commonwealth e andiamo a visitare una vera stazione di polizia, magari riusciamo a trovare qualche veste appartenuta al passato, appartenuta a qualche vecchio poliziotto, appartenuta ai poliziotti del vecchio continente, per portarli nel nuovo. Cosa sto dicendo? Non lo so. Questo significa che se noi andiamo in una stazione di polizia, probabilmente potremo trovare dei vestiti delle persone del passato, se non si sono disintegrate in qualche forma di sbuscio nucleare. Ho fatto un atterraggio di fortuna la scorsa volta e vediamo se riesco a sistemare le cose. Siccome il tetto di questo locale una volta era ancora pista d'atterraggio per aerei, che ne dite se prendo un attimo il nostro aereo, lo sposto di sotto, magari qui, dopo lo rimetto tranquilli e magari chiamo il mio pilota e gli chiedo di parcheggiarsi qui. Vediamo se è fattibile questa cosa. Fly to my position and land. Sì! Ok! Qui! Ehi! Ok, vediamo se atterra qua. Il che ci farebbe comodo, dato che... Ok. Non so, gli ho dato la patente. Dovrebbe poter pilotare bene. Sicuramente meglio... Non di là! Qua, 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 qua! Qua! Magari se sparo un colpo in aria come i texani... Hi-haw! Come on! Forse sta atterrando? Sì! Ok! Qui, qui, qui! Ce l'ha fatta? Vai così. Vai così. Ok! Ce l'abbiamo fatta! Perfetto, ragazzi. Atterraggio perfetto, non ci credo. Grande pilota! Non cadermi fuori! Ok, perfetto. Allora, a questo punto saliamo subito, boarding, e dobbiamo andare ad una stazione di polizia di East Boston. Vabbè, ce ne sono parecchie. Andiamo! Aspetta, guarda là, c'è un Deathclaw! Guarda! Ci sono i sintetici che stanno combattendo con un Deathclaw! L'ho ucciso da qua! Ho aiutato a difendere l'avamposto. Ok. Siamo arrivati, però questa è zona di guerra. Ogni volta uscire qua è pericoloso. Dovrei avere una scorta, dovrei fare tipo presidente degli Stati Uniti. Perfetto, barattolo, ci sei pure tu. La stazione è qua, ottimo. Non mi sembra neanche di vedere nemici qua attorno. Però stiamo sempre attenti. Allora, ci sono delle celle. Oh, oh, un manganello. Questo è bellissimo perché è veramente da poliziotto. Manette. E credo che ho preso appena un vestito da poliziotto. Fammi vedere. Police officer jacket. No, ragazzi. No, guardate. Ho il distintivo. E qua c'è un altro nel gabinetto. Questo dovrò mandarlo a lavare sicuramente. Ne prendo un paio perché voglio vestire le guardie del mio villaggio. Possiamo... Magari ne trovo altri qui in giro. Ragazzi, ve l'ho detto che questa stazione... A parte morti...
Il cappello da poliziotto! Io sono la legge! E qua c'è pure il vestito da sceriffo! No, veramente, ragazzi, ora ha senso andare a rapire le persone. Non è che le rapisco, le arresto! Sono un poliziotto a tutti gli effetti! È bellissimo. No, no, semplicemente epica. Guardate, ha pure la torcia sotto canna. E non è, non va più attraverso il Pip-Boy, ma va attraverso la torcia della pistola. È troppo figa questa cosa. Faccio un colpo di prova lì. Porco cane, questa fa male. Però adesso io voglio trovare un'altra arma leggendaria. Ve ne ho già parlato. E se dai caso che in teoria siamo molto ma molto vicini, se io guardo la mappa, noi dobbiamo andare qui. Who lives in a pineapple under the sea? Mi preparo con la pistola perché non so veramente cosa possa succedere qua. Ma in teoria c'è una quest che... Tu chi sei? Hola. La provvidenza ci ha portato un membro dell'esercito congressuale nell'ora del bisogno. Mi ha scambiato per un poliziotto. Mi ha detto che devo entrare con questo strano robot e adesso forse mi darà l'arma leggendaria. Come vi ho detto, dobbiamo fare una quest se noi la vogliamo. Ah, ok, devo entrare qui dentro? Non la vedo bene, ma devo farlo. Oh no, è piena di robot, è piena di robot. Ok, barattolo, tu ambientati, fai amicizia! Abbiamo un nuovo soldato con noi! Liberate una cuccetta! Disinserite le difese! Fate strada! Oh, grazie al cielo! Però che bello, veramente, mi piacerebbe anche a me fare una base di questo tipo! È un po' storta, ti viene mal di mare! Okay. Ripeto, non sparate! Sennò vi sparo io! Per l'amor del cielo, ma veramente? C'è un robot col cappello da capitano! Era da tempo che l'esercito congressuale faceva... Ancora, venire. Sono un poliziotto! E lei in arresto! Per vestirsi a carnevale quando siamo in pieno dicembre! Voglio una ricompensa! Se vuoi una mano, devi anticiparmi parte del compenso. Una richiesta sì. Poliziotto corrotto! Mi trovo in una brutta situazione perché ci sono questi tizi che non mi lasciano prendere questo coso che lo vuole il mio amico robot. Come faccio io a rubarglielo davanti? Ma se io lo rubo, che succede? Gli ordini sono chiari. Scusami, io scappo. E io scappo! Finalmente me l'ha dato! Finalmente! Ora devo aiutarlo ad andarsene via, così è contento, ma mi ha dato l'arma leggendaria. Volendo possiamo già andarcene, però voglio vedere questa nave partire fuori dalle balle, perché... Ma Dogmeat era sulla nave, l'avevo lasciato lì! No! Vai! Spari di felicità! Guardali! Guardali! Ah! E dopo verranno abbattuti, vi immaginate? Non ci credo! Sì? No, 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 no! Oh no, oh, oh, oh! No! La vittoria è nostra! Ma adesso siamo avvicinati all'Atlantico di un quarto di braccio! Stando ai miei calcoli, saremo in mare tra appena un secolo. Ben fatto! L'ottimismo vola! Ora finalmente, in teoria, abbiamo il nostro... Il nostro... Il Brodosire è la risposta alla domanda. È divertente andare in giro con un cannone portatile che spara e ammazzare tutti con quello? La risposta è sì! Ok! Voilà, cambiamento improvviso perché sono successe cose. Però una cosa non è cambiata, la mia voglia di costruire prigioni. Allora, per prima cosa voglio modificare questa guardia. Gli do una veste di polizia che gli metto addosso. Ok, gliela posso mettere. Gli leviamo quella del Vault, perfetto. Oh, molto meglio ora, guardate. Ora sì che ha stile, mi piace. Al di fuori lo facciamo di questo strato. Molto cremoso, molto cioccolatoso, ecco qua. E poi dal di dentro cambiamo e facciamo uno strato interno. Quando vi parlavo di doppio strato intendevo questo, mura interne. Qui sotto facciamo così. Ci mettiamo un paio di celle giganti. Guarda che belle, ci stanno, eh. Ci stanno, che è una meraviglia. Se ne metto una di fianco all'altra. Qua però mi sa che non ci stanno, ma qua voglio fare che c'è una scala che ci porta ad un altro piano. Perfetto, abbiamo una scala che ci porta di sopra. E qua di sopra dobbiamo fare un altro piano adesso, con altre magari celle o l'ufficio. Ora decidiamo anche da qua. Se avessero una botola potrei creare un sistema con botole. Ma va bene, intanto chiudiamo tutto e facciamo un tetto anche. Ah sì, il sopra sta venendo.
Di sopra sta proprio venendo come volevo. Non c'è tutto questo spazio perché è una prigione un po' di quartiere. Non è che deve essere una cosa enorme, anche se è molto utile per tutti quei tipisti ubriachi. Però va bene. Sapete qua, vorrei farci la sedia dello sceriffo. Vorrei farci proprio qua dove ci sono queste finestre, tipo la solita scrivania. Magari lo chiudiamo. Proprio l'ufficio dello sceriffo. Il mio ufficio, perché io sono un po' tutto a fare. Una così. Non è malaccio questa. Non è malaccio. Mi sto quasi sentendo il presidente degli Stati Uniti d'America. Ah. Poi potremo metterci un computer. Abbellire ovviamente anche qua. Non so se fare anche gli interni. Un po' alla volta lo renderemo veramente bello e finito. Ci vorrà ancora un po' comunque. Mi piace questo feeling. Guardate. Questa è la scrivania dello sceriffo. Ho costruito questa porta, adesso manca soltanto il tetto. Abbiamo questo ripiano sopra. Non credo che farò altre gabbie perché queste intanto bastano e avanzano. Abbiamo anche delle telecamere nella prigione, così per osservare tutti i detenuti. E ho messo anche qui sopra un monitor nella mia sala, tipo qua, così posso dare un'occhiata a tutte le zone. Eccolo qua, police. Lo metto qua. Perfetto. Ora guardate un po' qui. Cioè, ci assomiglia un po', è un po' grezzo, però dà un po' l'aria di una stazione di polizia, magari di una città tipo San Francisco, vecchio stile. Mi piace. Forse avrei voluto metterci soltanto più prigioni, però va già bene. Guardate, vesto tutti da poliziotto, li metto qua. Metto la guardia, qua c'è un ufficio. Qua di sopra c'è il mio ufficio da sceriffo. Ho messo anche un'altra gabbia qua che adesso è in allestimento. Ma praticamente è finito, basterà un po' ancora abbellire, aggiungere un sacco di roba in giro. E veramente sarà una bellissima stanza, un bellissimo quartier generale della prigione. Per fare ancora le cose più fiche potremo all'esterno, magari nel tetto, metterci un eliporto. Un elicottero della polizia. Potremmo fare una cosa del genere anche lì. Sarebbe interessante, magari fare una scala che raggiunga il tetto. Ma tutte queste cose a suo tempo, perché sennò veramente muoio. Ci ho impiegato 2 ore soltanto per fare questa struttura. Ah, abbiamo anche bisogno di reclutare più persone. Va bene, abbiamo le celle, abbiamo tutto. Mancano soltanto i detenuti. Facciamo una cosa. La prima persona che incontro gli tiro un pugno e la metto in carcere. Fammi sapere se hai bisogno di qualcosa. Mi dispiace, lei è in arresto. Mi spiace, non può spacciare la sua roba qui. Questo è territorio della polizia. E qua comandano i gabbi. Vai. Allora in teoria sì. Ok, perfetto. Ora lo prendo, ovviamente. Questo questo è il rumore della polizia. Abbiamo trovato un criminale. Oh no! Ecco, i veri criminali sono arrivati. Cacchierola. Vabbè, penso che la mia polizia potrà fare qualcosa. Intanto io corro e me ne sbatto altamente di loro. Aiuto. Meglio che corro e chiudo le porte. Meglio che chiudo le porte. E ci sono. Ok ragazzi, pensateci voi. Io devo portare in prigione questo criminale. Ok ragazzi, ci penso io. Anche la mia polizia sta andando là. Sono tutti addosso a quei banditi. Bene, si riempiranno queste gabbie. Perfetto. Ora vado qua e butto dentro il mio amico Lucas Miller. Perfetto. Ragazzi, abbiamo catturato il nostro primo criminale, il buon Lucas Miller, che ha finito di spacciare la sua roba in giro. Adesso si farà un paio di giorni in gattabuia per imparare. E niente, qua c'è una guerra in corso. Finiremo comunque nella prossima puntata anche tutto il resto, magari ve lo mostro già finito. Faremo il tetto, creeremo un corpo di polizia, che ne ho ancora pochi di poliziotti, devo andarli a reclutare, quindi queste sono cose che sicuramente continueremo nelle prossime puntate. Ma direi che per questo abbiamo fatto abbastanza e io mi fermo qua. Se avete idee, come al solito, non esitate a darmele, perché voi siete veramente preziosi con i vostri aiuti, mi date veramente tante idee per le prossime puntate. Detto questo io concludo qua, spero che il video vi sia piaciuto e noi come al solito ci vediamo ad un prossimo episodio di Fallout 4. Ciao ragazzi!